Era una prova. Ma come si sente la voce meglio? Corrado, avvicinati più il microfono. Ok, è il microfono di avere vicino. Tutti licenziati stasera. Prima il cantante e poi il silenzio. Don Claudio, aspettiamo te, via. Quando vuoi tu. Ma perché stai sentendo? Le voci. Ehi, sa. Il piano è troppo forte. Troppo forte il piano. No, aspetta. Va bene il piano. Sì. Ma siamo già in diretta? Sì. Ma è tutto. Tutti i movimenti. Siamo in mondo visione. Tutti i movimenti. Ma non ti preoccupare, non seguo quello che. Adesso. Quando dici tu iniziamo? Buonasera a tutti. Lasciamo una brutta impressione a Corrado con questo buonasera. 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 In Sicilia sono più calorosi, Corrado? Dipende. Allora siete un siciliano. Ecco, allora davvero benvenuti a tutti, buonasera. Ed è un motivo per me, molto per me, per il consiglio pastorale, molto bello questa sera di vivere un momento del genere. Prima a fine messa, ridendo e scherzando, dicevo, Corrado mi ha ascoltato, che magari siamo abituati a sentire più che altro concerti di musica contemporanea, no? Io quando sento a scuola alcuni cantanti, il modo in cui cantano, questo molto esterefatto, non li sto criticando, ci mancherebbe. Dico però un genere che magari oggi sta prendendo troppo piede, ma anche dei nomi particolari. Ho trovato Corrado un cantante che si chiama Salmo, che i ragazzi vanno alla grande, impazziscono, eh? E poi ho sentito le sue canzoni, insomma, non erano proprio molto vicini a noi. Però al di là di questo, è difficile invece partecipare a dei concerti di musica religiosa. Tante volte questa cosa non ci appartiene proprio, sentiamo concerti di altra natura, ma di questi pochissimi, eppure ce ne sono tanti che si vivono. Corrado può darmi conferma di questa cosa, che ci sono tanti bei canti, tanti concerti che si fanno da questo punto di vista. Ecco, questa sera vogliamo viverne uno, vissuto però all'interno di un clima di preghiera. Corrado Salmè, magari lo conosciamo soprattutto per alcuni canti e alcuni questa sera li vivremo insieme. So che tanti di voi nella playlist del mattino, mentre fanno i servizi a casa, ecco, non mancano i canti di Corrado. Ma anche le catechesi, anche le catechesi. Ci arrivava in effetti Riccardo, anche le catechesi, le dirette che dà anche su YouTube, no? Tanti motivi per dire che, ecco, possiamo rimanere uniti in Cristo e seguire Gesù Cristo in varie maniere e con anche ministeri e compiti diversi. Corrado, non perché sta vestito così, ma si capisce bene che non è un sacerdote, e poi magari ci diremo tante altre cose, però è bello condividere la nostra fede, ma soprattutto diciamo con tanta gioia. E sarebbe bello questa sera davvero tornare a casa dopo aver vissuto un concerto del genere con tanta gioia. È bello vedervi così numerosi questa sera, che avete accolto l'invito, avete scelto di essere qui, nessuno li ha costretti, Corrado non li ha
neanche pagati, quindi se sono qui perché vogliono starci, invece di fare altro, volentieri sono qui. E visto che c'è anche una diretta, volevo salutare anche le persone che sono a casa, per dire che anche se siete di là, è come se siete qui insieme con noi. Grazie Corrado e preghiamo insieme. Volevo dire sì. Si sente? E qualcuno mi ha chiesto per i CD e tutto, per poterli prendere questa sera. Io vorrei ricordare che tutta la musica che il Signore mi ha dato è tutta disponibile gratuitamente sul mio sito. Magari alla fine, se volete, vi dirò esattamente dove andare a scaricare. Se eventualmente qualcuno vuole prendere il CD, sono là, poi ci sarà mia moglie che si prenderà cura di questo, sono offerta libera, potete prendere quello che volete. E c'è anche un libro per chi lo desidera, prendere uno studio sulle beatitudini, messo lì. E, pensando un attimo, intanto vorrei ringraziare Don Claudio per la ospitalità, e per questa bellissima opportunità, anche grazie a Maddalena e a tutte le persone che hanno collaborato affinché questo evento potesse realizzarsi ed essere finalmente così realizzato in carne ed ossa. E in questi giorni, in maniera particolare, mi è capitato di fare delle serate all'interno di diverse chiese cattoliche.
di parte di te, meraviglioso sei. Questo è quello che il Signore vuole fare nella nostra vita ed è quello di conquistare ogni parte del cuore. Lì dove ci sono ferite, lì dove ci sono rancori, lì dove ci sono risentimenti, lì dove c'è senso di abbandono e senso di rigetto. Cantiamolo ancora una volta. Ma Gesù ha detto: fatevi animo, io ho vinto il mondo. Ritorno a te, alla tua presenza. Ritorno a te, io prima. Thank you.
Se sei qui non è una coincidenza, non è il frutto del caso, se sei qui stasera, perché probabilmente lo Spirito Santo voleva che tu fossi qui, semplicemente per incontrare Lui, semplicemente per riconsacrare la tua vita a Lui, semplicemente per abbandonarti di nuovo tra le sue braccia d'amore. Per riconfermare la tua vita con Lui e per sottomettere a Lui ogni scelta e ogni direzione che intendi prendere nella tua vita, con tutto il cuore stasera, con tutto il cuore, cantalo, ritorno a te, alla tua presenza. E più di un canto, una preghiera, ritorno al mio primo amore. Thank you.
fa mi trovavo in un periodo molto difficile della mia vita. Fu un periodo molto difficile che durò qualche anno. Mi ricordo in un momento di grande disperazione, stavo per andare a letto, sentì la voce di Dio nel mio cuore che mi diceva: vai di là, prendi la chitarra, apri la scrittura in Giobbe 40 e in Isaia 43, che voglio darti un canto che non sarà solo per te, ma che aiuterà la vita di tante persone. E io mi ribellai in quel momento a Dio, dissi: Signore, non ho bisogno di un canto nuovo, ho bisogno di un miracolo nella mia vita, ho bisogno che mi tiri fuori da questa situazione. Sapete, con lui non si può discutere, perché lui ha sempre ragione. Quanti sanno che lui ha ragione sempre? E lui mi disse testualmente, mi ha detto: stai zitto, vai di là e faccio che ti dico. Presi carta e penna, chitarra in mano, Bibbia aperta, cominciai a leggere Giobbe capitolo 40, dove è scritto che nel mezzo della tempesta Dio parlò al cuore di Giobbe. E poi andai a leggere Isaia 43, che cito testualmente al versetto 2, quando dice: quando passerai attraverso le acque, tu non sarai sommerso. Quando camminerai in mezzo al fuoco, tu non sarai arso, perché tu appartieni a me. E sentì proprio la voce del Signore che mi diceva: se leggi bene, non dice la mia scrittura se passerà, ma dice quando passerà. Ci sono dei passaggi obbligati nella nostra vita che a volte noi non capiamo, ma l'unica cosa che possiamo fare è fidarci di Lui, perché Lui è fedele e Lui non viene mai meno. E questo è il canto che ne uscì qualche secondo, letteralmente. Ci sono dei momenti che passi nella vita quando tutto sembra andare contro te. Paure, ansietà, problemi, difficoltà. Momenti, e stai a pensare, a ripensare.
Appartieni a me.
con te. Quanti hanno bisogno di un miracolo? Onestamente, quanti hanno bisogno di un intervento da parte di Dio nella loro vita? Dai, onestamente. Non per fare passare qualche brufolo o qualche herpes dalla bocca, per fare cose importanti. Quanti hanno bisogno realmente di un miracolo dove, se Dio dovesse intervenire stasera, tutti quanti potrebbero dire che è un miracolo nella tua vita. Dai, quanti hanno bisogno di questo? Allora io voglio chiedervi di cantare quest'ultimo coretto, quest'ultimo coro, in maniera personale, ok? Queste parole che dicono, mentre parliamo a Lui, possiamo dire, sei Tu che farai una via dove una via non c'è. Amen? Tutti insieme possiamo alzarci in piedi e cantare queste parole. Tu farai una via dove via non c'è. Tu farai una via.